Benvenuto in una nuova lezione con Christian di Playlover, ok? Christian chiaramente sono io e Playlover è tutta la baracca che c'è sostanzialmente dietro di me che lavora ogni giorno per portare soddisfazione a tutti quegli uomini che si vogliono migliorare in ambito sentimentale e quindi con le ragazze. Ora andiamo a vedere qual è l'argomento di oggi, quindi come capire se una ragazza ha scelto te tra i suoi pretendenti. Come capire se una ragazza ha scelto te tra i suoi pretendenti. Allora, partiamo sempre dalla solita situazione di partenza, ok? Andiamo a definirla. Le condizioni al contorno si chiamavano quando ero all'università, no? Le condizioni di contorno che delimitavano il campo di analisi, ecco. La situazione è questa, sostanzialmente. La ragazza ha sempre più pretendenti, cioè non è che ne ha uno, ma lei contemporaneamente viene bombardata da più parti. C'è Giacomo, c'è Marco, c'è Giovanni, c'è Andrea, c'è Filippo e c'è Giuseppe. Ce ne sono tanti, più di uno, che ci provano contemporaneamente per la stessa ragazza. Poi ti dico, se questa è anche bella, i problemi diventano, insomma, tanti, perché ti ritrovi a competere contemporaneamente con più persone. Tu non lo sai, lei non te lo dice, ma è così, ok? Le ragazze si sentono contemporaneamente con più ragazzi fino ad un certo punto. Arrivano ad un punto in cui scelgono e tagliano con tutti gli altri, ne tengono soltanto uno. Quindi come capire se la ragazza con cui ti stai scrivendo ha scelto te tra i suoi pretendenti? Andiamo a scrivere. Il primo punto è che ti cerca, ok? Quindi in un qualche modo non sei solo tu a cercare lei, ma è anche lei che cerca te, cioè è una comunicazione più equilibrata, no? E quindi in un qualche modo al mattino è anche lei che ti dà il buongiorno, anche lei ti chiede come stai, anche lei in un qualche modo si fa viva, ecco. Questo è un primo indicatore, ok? Adesso vediamo quali sono gli altri. Il secondo indicatore è questo. Usa meno strategie. Una donna, se sceglie un uomo, abbassa un po' le sue barriere di difesa, la sua comunicazione diventa più spontanea, quindi si attira di meno e quindi tutte le strategie femminili che di solito vengono messe in campo per testare l'uomo o per rendere la cosa più difficile, ok, vengono meno, ok? Il famoso l'ha visualizzato, non risposto, eccetera eccetera, i lunghi tempi di risposta e tutta quella roba là vengono un po' meno, ok? Perché lei con l'uomo che ha scelto vuole essere più spontanea, più naturale, ok? E veniamo quindi al terzo indicatore. Chat continua. Qualcuno su YouTube Community chiedeva, ma come faccio ad avere un botta e risposta continuo con la ragazza? Risposta.
devi essere l'uomo che lei ha scelto, ok? Quindi devi essere il pretendente più avanti, devi essere la persona che lei ha deciso di conoscere. Se tu sei quella persona, la ragazza, il botta e risposta te lo concede, tra virgolette, ogni giorno. Quindi ogni giorno puoi avere una chat continua. Se la ragazza visualizza e risponde dopo giorni, significa che non sei l'uomo che ha scelto. C'è qualche altro pretendente che è davanti a te, ok? Questa purtroppo è la situazione. Passiamo ora al quarto indicatore. Quarto indicatore, si sposta anche il foglio, rivela dettagli intimi. Allora, qualche giorno fa sostanzialmente stavo chattando con una ragazza delle interviste, posso dirlo chiaramente, non dico chi è perché tanto non vi interessa, non vi riguarda. E questa qua mi ha rivelato un dettaglio molto molto intimo della sua vita privata, delle sue opinioni, le sue idee, eccetera eccetera eccetera, ok? E questo ritengo che sia un altro indicatore se la ragazza ha scelto te tra i suoi pretendenti, perché queste informazioni hanno un valore diverso. Cioè non è come dire mi piace la carne, mi piace il pesce, oppure mi piace il vino dolce o mi piace il vino fermo. Questa informazione ha un valore diverso perché è una cosa intima, profonda e riservata, non la può dire a chiunque. Quindi in un qualche modo quando la ragazza fa passare questi dettagli a un ragazzo, significa che lì c'è un certo feeling, c'è una certa confidenzialità. La ragazza si sente ascoltata, ok? Quindi se ricevi questo tipo di informazioni significa che ti ha scelto. E quinto indicatore, viene da te, ok? Quando una ragazza è interessata a conoscere un uomo, non si fa problemi ad andare da lui, specialmente in questo periodo in cui magari i ristoranti sono chiusi. Devo dire che la ragazza non si fa problemi ad andare a casa del ragazzo di turno, ordinare il sushi piuttosto che la pizza, piuttosto che altre cose, piuttosto che preparare lui la cena. Non si fa problemi a dormire da lui, non si fa problemi ad andarlo a trovare direttamente a casa, e quindi in qualche modo la scelta porta a fare cose che sostanzialmente sono tra virgolette anormali, perché magari so in un primo incontro la ragazza non ti viene a casa, e invece se la ragazza ha scelto te nel primo incontro ad oggi potrebbe anche venire a casa tua. Ciò non significa, ok, voglio essere chiaro, che sicuramente andrai oltre o che sicuramente devi dare per scontato che ci saranno anche delle conseguenze intime, ma la ragazza potrebbe venire a casa tua, ok? Mi raccomando, perché sono dettagli veramente importanti. Un saluto.